In quel tempo, Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: «Ascoltate, ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto. Spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti». Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui, insieme ai 12, lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: «A voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Per quelli che sono fuori, invece, tutto avviene in parabole, affinché guardino, sì, ma non vedano, ascoltino, sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato». E disse loro: «Non capite questa parabola e come potrete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola. Ma quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito la colgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni. Soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono. Sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto. Il 30, il 60, il 100 per uno. Sulla parabola del seminatore ci sarebbe da commentare riga per riga, ma per questo vi lascio al commentario audio che abbiamo preso in prestito da Radio Vaticana di una voce autorevole come Fabio Rosini. Lo trovate sulle preghiere correlate a questo Vangelo. Io invece mi fermerei semplicemente sui versetti che fanno da cerniera tutto il brano. Sono quelli che promuovono la singolarità di questa parabola e la sua primazia rispetto a tutte le altre. Infatti Gesù dice: «Se non capite questa parabola, come potrete capire tutte le altre?» Come a dire: questa è la parabola madre di tutte le altre parabole. Ma come per le altre, ha una password segreta per potervi accedere, che non è concessa a quelli che sono fuori. E anche qui cito il Vangelo: «A voi è dato il mistero del regno di Dio, per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole affinché guardino sì ma non vedano, ascoltino sì ma non comprendano». Ai discepoli quindi sì, a loro viene spiegata.
Ma perché a loro sì, ad altri no? Anzitutto non è una questione di simpatia o antipatia, Gesù non fa preferenze. Diciamo che non tutti hanno la capacità interiore per interpretare quello che Gesù dice. Il linguaggio è semplice, sì, ma è comunque da decodificare. La parabola si pone su più piani di ascolto, dei quali il più importante è nascosto ai più, perché la sua interpretazione è possibile solo a chi ha gli strumenti per leggerli. L'essenziale è invisibile agli occhi, diceva il piccolo principe. Quindi come si leggono le parabole? Non certo con gli occhi della vista fisica. Se quelle parabole riguardano Dio, il regno di Dio, le cose di Dio, allora è solo il cuore che può captarle, è solo un cuore purificato. Infatti, come proclama Gesù nelle Beatitudini, beati puri di cuore, perché vedranno Dio. E concludo ancora citando il piccolo principe, il quale diceva: non si vede bene che con il cuore.